Siete ciò che dovevate essere, di Vital Frosi, 19 agosto 2024. Amati, è comune sentire qua e là le lamentele di persone insoddisfatte della loro vita attuale. Sì, è naturale, perché tutti sperano sempre nel meglio. Nessuno dovrebbe rimproverarsi di non amare la vita che conduce. Tuttavia, la soluzione più pratica in questi casi è comprendere il continuum della vita, incarnazione dopo incarnazione. Voi non siete questo corpo fisico che vi porta qui e là. Siete l'anima che occupa e anima quel corpo. Siete la coscienza stessa che comanda le vostre azioni quotidiane in questa esistenza attuale. Anche se i veli dell'oblio coprono i ricordi delle vite passate, avete una storia millenaria vissuta solo qui sul pianeta Terra, senza contare che prima di accettare l'esperienza umana eravate già un'anima antica che abitava pianeti e stelle molto avanzati in termini di evoluzione. Accettando l'esperienza nella dualità, in un mondo di prove ed espiazioni, la vostra anima si è frammentata in una minuscola parte della propria coscienza, fino a sentirsi scollegata dalla sua monade e dalla sua fonte divina. Conoscevate l'intero programma di studio di questa scuola di anime. Sapevate anche che una volta terminata questa esperienza nella notte oscura della coscienza, sareste tornati nelle dimensioni superiori e avreste ottenuto lo status di maestro asceso. Sì, asceso, perché per questo farete l'ascensione. Contrariamente a quanto dicono molti, pentiti di aver accettato un'esperienza del genere in un mondo di prove ed espiazioni, avete avuto l'opportunità unica di essere uno dei prescelti. Non ve lo ricordate, ma siate certi di essere un'anima altamente evoluta. Siete solo in una condizione limitata dai veli. Questa, che è l'ultima incarnazione nella dualità sulla Terra, fornirà anche l'impulso per l'ascensione e il ritorno alle dimensioni superiori. L'anima ascesa lascerà le prove e le espiazioni per entrare in un mondo di rigenerazione, una condizione che la nuova Terra offrirà entro breve tempo. Gli eventi che definiranno questa transizione si stanno avvicinando rapidamente e voi sarete dove dovreste essere. Sarete sulla linea del tempo che porterà alla nuova Terra o su quella che la allontanerà. Voi siete il risultato delle vostre esperienze, non solo di questa attuale incarnazione, ma di tutte le altre, fin dalla prima che avete vissuto qui sulla Terra. Anche se non lo ricordate, tutte le precedenti vi hanno portato qui. Ogni decisione e ogni scelta durante le incarnazioni passate vi ha portato al gradino della scala su cui vi trovate ora. È già stato detto qui che tutte le esperienze di dualità che le anime sulla Terra hanno avuto l'opportunità di vivere in incarnazioni successive, sia dal lato della luce che da quello dell'ombra. Questa attuale incarnazione serve a chiudere i cassetti della scrivania e a pulire gli spazi occupati durante l'apprendimento. È anche il momento delle scelte individuali che decideranno il destino di ogni anima. Potremmo dire che questa attuale incarnazione è la prima in cui l'anima ha avuto, di fatto, l'opportunità di mettere in pratica tutto ciò che ha imparato in tutte le sue vite passate. Non c'è anima incarnata che possa dire di non sapere se un tale atteggiamento o una tale azione servissero la luce o la contrastassero. Molti incarnati sono ancora riluttanti a lapidare il loro ego ancora esagerato. Questa è forse la più grande barriera da superare.
Ma nonostante tutto, questa attuale incarnazione non è la più dura, come molti credono. Anche se definisce il destino di ogni anima, è solo un'opportunità di adeguare ciò che era già stato appreso in precedenza. Voi siete ciò che dovevate essere. Ciò che vi ha portato qui e nella condizione in cui vi trovate sono state le vostre azioni, i vostri atti e le vostre scelte in ogni esistenza precedente. Tutte le esperienze previste dal piano dell'anima per ogni incarnazione, anche dimenticando tutto, sono avvenute secondo quel piano. Ciò che definisce il viaggio individuale, però, è senza dubbio la scelta che l'anima fa in ogni opportunità che è proveniente da quel piano. Le vostre scelte vi hanno reso ciò che siete oggi. Come abbiamo già detto molte volte, ognuno è l'architetto di se stesso. Nulla al di fuori di voi può cambiare ciò che deriva dalle vostre scelte. Questo è l'aspetto positivo del piano più grande, perché se dipendessimo dagli altri, la vita diventerebbe una lotteria o fortuna, come dicono alcuni. La vostra esperienza è unica tra tutte le anime che sono venute sulla Terra. Non è possibile che ce ne siano due con le stesse impressioni e la stessa frequenza, poiché sono le emozioni e i sentimenti a determinare la vera storia individuale, che sarà poi raccontata a tutti nell'infinità degli universi. Voi siete ciò che dovevate essere, perché sono state le vostre scelte, le vostre esperienze e le vostre decisioni ogni minuto di ogni giorno, ogni ora e ogni incarnazione a farvi sentire veramente cosa significa vivere e creare in un mondo in cui la luce scarseggia. Siete sempre stati e sarete sempre dalla parte della scintilla divina che forma la vostra monade e che, essendo pura luce, vi ha fatto portare un po' di luce in questo mondo di tenebre. La Terra sta iniziando a illuminarsi, in parte perché avete attivato la vostra luce, la luce dell'ascensione. Il vostro contributo è stato molto importante per il pianeta. Anche coloro che non ascenderanno ora, il loro passaggio sul pianeta Terra ha contribuito in qualche modo. Nulla va perduto in ciò che è stato creato dalle leggi divine. E ora, quando i veli verranno sollevati, la vostra coscienza inizierà a ricordare chi siete. Ricorderà chi eravate in ogni vita passata. Saprete dov'era la vostra casa prima di venire qui. Potrete, in caso di ascensione, scegliere di continuare sulla nuova terra o anche tornare indietro. È chiaro che, avendo contribuito a costruire questa nuova terra, non vorrete andarvene senza aver prima assaggiato la novità. Siete quello che dovevate essere, perché niente e nessuno ha potuto cambiare le vostre scelte, nemmeno l'oscurità che è arrivata qui ha potuto farlo, perché vi ha offerto solo un maggior grado di difficoltà che vi ha reso ancora più vincenti e state raggiungendo l'ultimo gradino della scala dell'ascensione. State raggiungendo l'ultimo gradino della scala dell'ascensione. Esultate, siete ciò che dovevate essere. Sono Vital Frosi e la mia missione è l'illuminazione. Namaste. Traduzione e voce Marina.